Tre brani storici: Get Back, Come Together e Hey Jude. The Beatles. Venite qua con me, sentiamo il commento da parte della nostra giuria. Guarda. Maggi. Beh, come distruggere i Beatles, ragazzi miei? Non ho mai sentito un'esibizione così terribile. Ma no! Mancavano i controcanti, mancava tutto, non c'era niente di Beatles, niente. Questa band che ha rivoluzionato la musica mondiale, non lo so, non ho trovato niente. Perché devo dire che ho trovato qualcosa? Il nulla. Sai che cos'è il nulla? Il nulla. Sentiamo cosa ci dicono gli altri giurati. Giorgio. Guarda, io penso che, guarda, indipendentemente da tutto, lui non ci fate caso, perché avendo le conchiglie sulle spalle sente il mare in continuazione, capito? Quindi magari può essere anche disturbato. Però invece, beh, ce l'avete ricordati. Ora, ovviamente, se no sareste i Beatles, se non sareste quattro ragazzi che li fanno. Però ce l'avete ricordati, siete bravi. Lui assomiglia in particolar modo, poi. È stato un momento che hai ricordato Paul McCartney. Grazie. Proprio. Ovviamente, insomma, avvicinarsi ai Beatles mi sembra quasi, no? È una scalata dell'Everest, però ce l'avete ricordati. Grazie. Dai. Sentiamo Sgarbi. Stanno arrivando degli altri messaggi. Ah. Questa volta Yoko Ono, che vuole denunciare. Di nuovo, ma non loro, ma Gioglio. Ah, ho capito. Ma secondo me sono stati bravi. Cosa dici? Sono stati bravi, quattro bravi coleotteri. Lui tra l'altro aveva anche la chitarra. Scarafaggi. Ah, erano scarafaggi. Scarafaggi. Sì. Pensavo, io mi ero confuso. Sì. Comunque bravo anche lui a tenere la chitarra al contrario. Sì, come Paul McCartney, suonare la chitarra. Era mancino. Ah, esatto. Subito ho detto si è sbagliato. Sì. Pensavo si fosse sbagliato, invece no. Ho controllato e ho visto che è così. Bravo. Molto bene, grande osservatore. Bravo. Loretta, sentiamo il tuo parere finale. Allora, innanzitutto grazie, perché io sono un'appassionata dei Beatles, quindi ogni volta che mi rituffo nel loro mondo mi trovo benissimo. Allora, vocalmente, singolarmente, non erano proprio uguali le voci. Insieme, invece, l'impasto vocale
quando sono tutti e quattro, era molto gradevole e molto piacevole. Quindi su Hey Jude hai risentito, esatto, più le... Esatto, ho ritrovato quell'armonia loro insieme. Delle voci. Va bene, accomodatevi ragazzi, prego, prego, bravi, 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 si continua.